Bentornati al nuovo appuntamento di SS Arezzo TV. Vedete, siamo in uno dei varchi di accesso, in questo caso alla ZTLA, e siamo qui per parlare di quello che cambierà, cosa accadrà dal 24 di ottobre, se non sbaglio, esatto, perché il sindaco ha deciso di rivedere un po' le cose. E allora salutiamo Beppe Marconi, buonasera. Ma se aspettavi. Vediamo se questi cambiamenti trovano il tuo favore. Ah, tanto non ci vengo ZTL, quindi vabbè. Per me potrei lasciare anche com'era. Diciamo, a chi se ne frega, chiudiamo la trasmissione. No? Beh, complimenti. Allora, dalle 11 alle 14, dopo le 16, la ZTLB, quindi non questa, l'altra ZTL, che la ZTLB qual è? Quella a zona pedonale? Sì. Allora, adesso mettiamo anche una ZTL quando si fa la trasmissione che blocchi le chiamate. Ascolta, dalle 11 alle 14 e dopo le 16 la ZTLB sarà totalmente pedonalizzata. Ti piace? Dalle 11 alle 14 e dopo le 16. E dopo le 16. Fino a oggi non era così, perché alcune categorie potevano transitare con i propri mezzi a qualsiasi ora del giorno. Guarda Corsa Italia la mattina, la strapiena di gente tutta la mattina e anche il pomeriggio. Allora, l'accesso. Quindi, la ZTLA. No, stiamo parlando della B però. Ah, la B. La B, dalle 11 alle 14, dopo le 16, sarà totalmente pedonalizzata. Un esempio di ZTLB, una via. No, dammi E prima delle 11 è aperto? Sì, aspetta. L'accesso sarà consentito dalle 8 alle 11 e dalle 14 alle 16. Ma tutto il contrario di adesso, quindi. Perché adesso è dalle 8. Stiamo parlando della B. Ah, scusa. Dai. Qual è la B? Appunto, lo chiedevo a te. Sono ignorante. Qual è la B? Corsa Italia? Sarà Corsa Italia? Dopo ci documentiamo. Allora, novità, così ti facciamo contento, anche per la ZTLA. Finora l'accesso era permesso senza limitazioni, consentito per alcune categorie economiche, mentre con le modifiche dopo le 17 sarà consentito solo ai residenti. Quindi dopo le 17 possono entrare solo i residenti. Quindi si deduce che prima delle 17 rimane così. Qui cambia soltanto che invece che dalle 17 alle 20 era ZTL, traffico limitato, dalle 17 alle 20 non può entrare più nessuno, neanche coloro i quali avevano i permessi. Sì, solo i residenti. Su un'attività economica, non entra più. Fino alle 17 le attività economiche. E dalle 17 fino alla mattina. Fino alla mattina dopo, quindi. Non si può. Solo i residenti. Ti torna? Scusa, dopo le 17 fino alle 20? Mi dice dopo le 17, non specifica, che stiamo leggendo il comunicato del. Io penso finirà, oppure dopo le 20 pensi che sia liberi tutti, hanno libera tutti? Non so. Perché sennò altrimenti se dopo le 17... Fino alla mattina dopo. Alle 8.30 dove diventa zona di traffico limitato? Spiega. Esatto, dalle 8.30 ritorna che alcune categorie possono entrare. E fino alle 8.30 sempre no, tabù? Penso, qui non specifica, penso di sì. Mentre i mezzi elettrici potranno entrare sia nell'A che nella B con le limitazioni dei residenti, mentre il car sharing può entrare sempre. Le modifiche dal 24 ottobre, nulla cambia per i residenti. Per ora dalle 17 alle 20, ti sbagli? Senti, io sto leggendo, che mi sbaglio, sto leggendo il comunicato stampa del comune. Allora, quindi, dalle 17 alla mattina alle 8.30 solo i residenti. A leggere qui, sì. Dalle 8.30 alle 12, traffico limitato, quindi no. Solo i residenti e chi ha permessi. No, fino alle 17, no alle 12. Scusa, no. Tu hai letto, ha detto che dopo le 17 possono entrare solo i residenti. Esatto. Quindi dalle 17 alle 8.30 della mattina solo i residenti. Solo i residenti. Ops, caduto tutto. Dalle 8.30 alle 12 possono entrare solo i residenti e coloro che hanno permessi speciali per entrare. E dalle 12 alle 17? Se può entrare tutti. Dai, non è così. L'hai detto te. Non l'ho detto io, ho detto dopo le 17. Quindi prima delle 17 vuol dire che entrano tutti, cioè quelli che hanno gli permessi. Dalle 12 alle 17 entrano tutti. Vabbè, insomma. Dopo le 17... Io vi consiglio prima di entrare di non ascoltare noi, ma di leggere. Poi c'è il comunicato stampa. Per ora la verifica in uscita da entrambe le ZTL non è prevista con i mezzi automatici, per ora. Ci sono. Non ci sono? No. Ah, qui non c'è effettivamente. No, non è nessun posto. Non c'è nessun posto. No.
Pertanto saranno più stringenti i controlli della Polizia Municipale. In uscita? Sì. Contiamo a breve, dicono sempre dal Comune, di dotarci di un sistema di controllo anche per la verifica dell'orario di uscita. Ma quindi, vabbè, se io entro alle 16.59 è verde, sì. Poi che devo fare? Devo uscire subito di corsa, faccio un tempo arrivare a quello dopo. E arriva la Polizia Municipale e dice buongiorno. Vabbè. Allora, no, quindi mi sa che ci siamo capiti male. Forse non è un comunicato fatto abbastanza bene, perché così letteralmente si dice che rimane così inalterato come adesso, solo che dalle 17 in poi possono entrare solo i residenti, quindi dalle 17 in poi fino alle 20 rimane così com'è, sì. Però sono esclusi coloro che hanno i permessi speciali. Se invece dalle 17 in poi, intendo che dalle 17 del giorno fino alle 8.30 del giorno successivo è solo residenti, dalle 8.30 alle 12.30 è solo residenti più coloro che hanno i permessi, e dalle 12.30 alle 17 posso entrare anch'io. Beh, comunque guardavo dove erano ad esempio nella ZTLB, qui ho trovato un elenco di dove sono le telecamere, quindi si presume che sia ZTLB. C'è il corso effettivamente tra le altre vie. E quindi lì come funziona? Ripetimelo un po'. ZTLB, qui dice via Madonna del Prato, angolo via Roma, corso Italia, qui dove sono le telecamere, sì. Corso Italia, via Mazzini, via Borgunto, Piaggia San Martino, qui sono alcuni punti della ZTLB. Sì. A, via Guadagnoli, angolo via Macallè, via Nencetti, Porta Trento Trieste, via Bozzi, via San Clemente, via Del Fanale, via San Laurentino. Porta Trieste, ti ricordi che sei entrato, sì, anche qui? Sì, che si è fatto la, come si chiama? Il tutor. E via Guido Monaco. Questo è, diciamo, il punto. Quindi dobbiamo ripetere un'altra volta. Te ora ne vuoi troppe, ho chiuso tutto qui. Quindi chi ha sentito ha sentito. No, no. Chi ha avuto ha avuto. E se io entro prendo la multa? Non mi pare che siamo stati molto chiari, quindi bene che la multa la prendono sicuro se ascoltano noi. Ci vediamo. Tanto se andate sul sito internet di arezzotv.net, cercate ZTL, troverete il comunicato che abbiamo tentato di leggere. Che dalle 17 in poi non si può entrare nella A. A. Nel B chi ha memoria? Mai. Nel B mai. Mai. A domani. Quindi avremo d'ora in poi il corso libero. In teoria sì. Verifichiamo. Il 25. Fino alle 11, qua me lo ricordo. Dalle 8.30 alle 11 possono entrare. Esatto. Poi no. Quindi alle 11.05 andiamo in Corso Italia, il 24 ottobre, ricordati, presso S. Andiamo. Ciao. Ciao.